Buongiorno a tutti amici e bentornati in compagnia del vostro Emanuele qui su A-Tech. Oggi nuovo video unboxing e non voglio ammorbarvi con questi video di unboxing, ma sto ricevendo un po' di prodotti e mi sembra giusto e doveroso condividerli con voi, soprattutto quando si parla di anteprime. Infatti qui vedete sotto la lente il nuovo smartphone Cubot X90, interessantissimo per le specifiche tecniche e soprattutto perché lui andrà il 17 giugno ad un prezzo early bird di $199, un prezzo a mio avviso decisamente a fuoco per quello che offre questo smartphone. Anzi, mentre lo spacchettiamo vi dico che se volete anche recuperare una cinquantina di euro, beh, potete sottoscrivere il conto BuddyBank. Vi lascerò nella descrizione come fare per ricevere 50 euro sia voi che io, e il che non guasta. Ad ogni modo, confezione decisamente rinnovata per questo modello. In genere Cubot ci ha abituato con delle scatole nere un po' vecchio stile, invece qua si uniforma un po' a quella che è la concorrenza. E vediamo da subito, oh ragazzi, bellissima la colorazione che mi hanno mandato. Questo verdino qui è decisamente spettacolare, ma lo andiamo a spellicolare dopo. All'interno cosa troviamo? Beh, un piccolo manualetto di ringraziamento. E poi vediamo cos'altro troviamo. Il caricatore, già peraltro con presa europea, uscita 33 watt, questo praticamente indice di quello che sarà la ricarica rapida. E poi spillino per la rimozione del vassoio SIM, cavo di alimentazione e trasferimento dati con doppio ingresso USB-C, infatti lui, il caricatore appunto, ha un ingresso USB-C. E poi cos'altro troviamo all'interno? Vediamo che abbiamo un vetrino protettivo decisamente ottimo, considerando che lui dovrebbe avere un display un po' curvo, alcune altre piccoli manualettini e la guida rapida del nostro telefono. Quindi non abbiamo in confezione una custodia, ma vediamo che dovrebbe essere forse preapplicata. Lo vediamo subito perché andiamo a spellicolare questo gioiellino e poi adesso vi racconto perché lo definisco un gioiellino. Allora, vi confermo che abbiamo già preinstallata una coverina di plastica rigida che andiamo un attimino a rimuovere, quindi effettivamente non vi serve nient'altro per partire ad utilizzarlo. Togliamo anche questo qui. Ah. E ragazzi, eccolo qua il nostro bellissimo smartphone. Qui c'è un'ulteriore pellicolina riguardante la batteria, ma guardate che bella questa colorazione con questi effetti marmorizzati. Parliamo di uno smartphone che ha dimensioni pari a 162,2x74x9,35 mm ed un peso di 207 grammi. Comparto fotografico qui sul posteriore in questo oblò che appunto dà vita a un flash LED singleton e quattro ottiche, di cui la posteriore da 100 megapixel con sensore PDAF f1.9, un ultra wide da 16 megapixel, field of view da 117 gradi, una macro da 5 megapixel e un sensore da 0,3 megapixel per la profondità. Scusate, mi stanno chiamando. E niente ragazzi, i soliti call center che rompono le scatole. Quindi riprendiamo e vediamo che sul profilo destro abbiamo il tasto di accensione e spegnimento che andiamo subito a pigiare, mentre nella parte inferiore troviamo lo speaker di sistema, ingresso USB Type-C, supporto OTG, non dovrebbe avere l'uscita video, microfono principale e slot per le SIM. Due SIM in formato nano, niente espansione di memoria. Sul lato destro, sinistro, troviamo il bilanciere del volume, nella parte alta il secondo microfono e questi che dovrebbe essere
tendenzialmente, a vederli così, un trasmettitore a infrarossi. Ma guardate che bello il display! Mai visto un display così bello su uno smartphone tra virgolette cinesone? Parliamo di un display curvo AMOLED Full HD Plus da 6,67 pollici con 120 Hz di frequenza di aggiornamento. Allora, andiamo a configurarlo, lingua italiana, saltiamo un po' tutti i passaggi, configura online, avanti e chi se ne frega, andiamo avanti, accettiamo il tutto. Vi dicevo, un sensore decisamente ottimo, un display decisamente ottimo, guardate già che bello che è. Allora, saltiamo anche questo passaggio, lo andrò a configurare con calma per provare il tutto ed eccolo qua, guardate che bello davvero che è questo smartphone. Entriamo nelle impostazioni e vediamo che abbiamo a bordo Android 14 con patch già aggiornate a maggio 2024, direi davvero niente male. Un sistema operativo che dovrebbe essere praticamente basato su Android stock, vedete che non abbiamo nessun bloatware preinstallato e questa è un'ottima cosa, e abbiamo a disposizione naturalmente tra tutte le varie funzionalità anche l'NFC, GPS Galileo, Wi-Fi Dual, Bluetooth 5.2, mentre la batteria è una 5100 mAh con ricarica rapida 33 W. Ragazzi, è davvero molto bello, mi piace questo display curvo e vediamo che però non abbiamo a disposizione ad esempio la radio FM, ma poco male, chi se ne frega, insomma. Vediamo subito un po' le impostazioni della fotocamera, che abbiamo il face detection, shutter sound, vabbè, dimensione foto che possiamo scattare in formato 16 noni a 12 megapixel e abbiamo tra le varie impostazioni per esempio del video, vediamo a quanto possiamo girare, qualità video 2K oppure 1080 pixel, dovrebbe essere però un 30 fps. Mi andrò naturalmente a riservare di dirvi di più per quel che riguarda la cattura, però devo dire che già a video innanzitutto vedete che lo scatto è molto rapido, guardate, e soprattutto mi sembra molto luminoso il nostro obiettivo. Naturalmente, se avete qualche curiosità, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi dico soltanto come ultima informazione che abbiamo 16 GB di memoria RAM espandibili in maniera virtuale, 256 GB di storage interno e processore MediaTek G99 con processo produttivo a 6 nanometri, il che ci dovrebbe regalare delle prestazioni decisamente degne di nota. Vediamo un attimino di nuovo velocemente il menu delle impostazioni, che è molto basilare perché appunto si basa su Android stock. Per quel che riguarda il display, naturalmente abbiamo la luminosità adattiva e vediamo un attimino per quel che riguarda il refresh rate automatico 60 o 120 Hz. Davvero tanta roba e poi ripeto, guardate che bellezza questo smartphone. Vi lascio qui sotto il link per procedere direttamente all'acquisto perché ragazzi andrà a ruba questo prezzo. Uno smartphone a meno di 200 euro con display AMOLED e tanta carne al fuoco a livello di prestazioni, non fatevelo scappare. Naturalmente seguirà la recensione completa, ma nel frattempo iscrizione al canale, lasciate un bel like e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!